Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Oggi vi faccio vedere questo prodotto veramente interessante per coprire della legna, ma io l'ho comprato essenzialmente per portarmelo dietro quando vado a fare trekking o campeggio e metterlo al di sotto della mia tenda monoposto. GardenMat, questa è l'azienda tedesca. Andiamo a vederlo insieme. Link in descrizione come sempre del prodotto. Vi faccio vedere che ho preso la versione da 2x2 metri, 90 grammi al metro quadrato, e vi dico subito che sono disponibili diverse dimensioni, tra cui arriva anche a 3 metri per 10, mi sembra, quindi un po' quello che vi interessa. Però come misura minima, se non sbaglio, è 2 metri per 2, quindi questa è la misura, la dimensione minima. Ci sono anche grammature differenti, 90 grammi, sale anche su, arrivano anche fino a 200 grammi. Quello che cambia della grammatura è che ovviamente più i grammi salgono, più è il materiale espesso e quindi dovrebbe avere una maggior resistenza con l'utilizzo nel tempo, all'intemperie, diciamo, maltempo, eccetera. Per quello che mi serviva a me, però, ovvero per metterla di sotto della tenda monoposto, è secondo me il compromesso ideale. Ho preso 90 grammi e vi chiederete perché non hai preso magari un peso maggiore, ma per il semplice fatto che volevo avere qualcosa di leggero ma che allo stesso tempo mi permettesse di proteggermi dall'umidità e dallo sporco del terreno. Quindi 90 grammi arriva ad avere un peso di 90 per 4 metri quadrati, quindi siamo alla fine sui 360. Poi calcolate che ci sono anche gli occhiali in alluminio, tra l'altro quindi studiati apposta antiruggine. Arriviamo ad avere un peso totale, sono andato a misurarlo poco fa, fidatevi, arriviamo ad avere un peso di 391 grammi senza confezione, quindi 391 grammi ed è un peso, diciamo, abbordabilissimo da portarvi nello zaino se volete appunto avere una maggior protezione contro l'umidità del terreno, l'acqua, ma anche perché no, potete usarlo ad esempio come un tarp o come una tenda, diciamo, per proteggervi o anche per coprire legna o un motorino, diciamo, delle dimensioni contenute. Comunque qualcosa che non è né troppo pesante e neanche troppo poco spesso. Perché alla fine, guardate, io sono rimasto soddisfatto anche per questo, con 90 grammi al metro quadrato avete un prodotto che è bello. Secondo me, io pensavo arrivasse veramente qualcosa come un foglietto leggero, ho detto vabbè, rischiamola, e invece, caspita, sono sorpreso. Alla fine è waterproof, quindi protegge dall'acqua e per la pioggia, per l'umidità, secondo me quindi è ideale. Materiale tarpaulin, come vedete il dietro ha questa parte verde. Dovrebbe essere forse un doppio strato. E gli angoli hanno questa parte in plastica che tiene saldo l'occhiello. Anche le cuciture sono ben fatte, a mio avviso. E questi, diciamo, occhielli sui quattro angoli sono tutti ricoperti da questa plastica che li tiene saldi. Inoltre, gli anellini, come vedete, sono a una distanza di 49 centimetri. Qua sono andato a misurare prima, ma giusto per, ve li faccio vedere ancora una volta. Allora, come vedete, andando a posizionare da un occhiello all'altro, sono 49 centimetri circa. Un prodotto che secondo me è veramente quindi valido, ideale. Vi faccio anche vedere, comodo secondo me anche da richiudere perché si piega in una maniera veramente compatta. E quindi un prodotto che mi porterò sicuramente con me durante le mie escursioni, i miei trekking, da poi modellare al di sotto della mia tenda. Tra l'altro la mia tenda ha una base di circa 1 metro e poi è lunga 2,20 metri, quindi questi sono 2 metri, qualche 20 centimetri avanzerà fuori, però non è un problema, ricoprirà sicuramente la superficie in cui mi sdraierò. E come larghezza ovviamente è un metro, quindi questo avanza di più, ma lo vado a ripiegare in due, quindi meglio ancora, c'è una doppia protezione per terra. Non arriva
con picchetti, non arriva con corda, ma quello che mi serviva era un prodotto che fosse contenuto, leggero ma anche resistente. Questo mi ha soddisfatto. Andrò ovviamente a provarlo sul campo e vi ricordo inoltre che ho abbinato per i miei trekking, le mie escursioni all'aperto, ho abbinato questo materassino della Thermarest, veramente bello. Ho fatto una recensione, andate a guardarla, ho messo il link qua sotto in descrizione, come anche il materassino che poi ci metto sopra, che mi dà un po' più di comfort, e quello là sono andato anche a recensirlo e trovate il link anche di quello qua sotto. Se avete domande non esitate a pormele, sono qui, link in descrizione di Amazon. Alla prossima review.